Quello che abbiamo visto nelle scorse elezioni era che il moto dell'acqua nei suoli è descritto dalle equazioni di Richards. Per risolvere le equazioni di Richards abbiamo bisogno di condizioni iniziali, condizioni del contorno. Su questi aspetti direi che ci impraticheremo molto durante il corso. C'è un altro aspetto però che va affrontato ed è estremamente rilevante, ed è quello della determinazione dei parametri che entrano nelle equazioni di Richards. Finché stiamo parlando di una specifica equazione, peraltro, queste cose valgono per tutte. Valgono per ogni equazione. Ogni equazione ha dei parametri, ogni equazione ha derivate parziali, ha bisogno di condizioni iniziali e condizioni al contorno. E quindi per trasposizione tutto quello che vado a dire vale per qualsiasi altra equazione, per esempio per la soluzione delle equazioni di Navier-Stokes, se questo fosse il caso. E in particolare, comunque, qui affrontiamo i parametri delle equazioni di Richards. Quali sono questi parametri delle equazioni di Richards? Beh, nella slide che vedete qui avete riprodotta l'equazione in alto, quella che è considerata generalmente essere l'equazione di Richards, no? Cioè la capacità idraulica che va a moltiplicare la variazione, in questo caso della pressione o della suzione nel tempo, che è uguale alla divergenza dei flussi che avvengono nei volumi elementari, e questo flusso è regolato dalla legge di Percy-Buckingham, dove vi ricordo K di θw è la conducibilità idraulica, che dipenderà rispetto a quanto abbiamo visto sinora da che cosa? Dal contenuto d'acqua del suolo, e questo è quello che è enfatizzato nell'equazione, perché è scritto K di θw, ma in realtà questo K dipende anche dalla tessitura dei suoli, dalla loro struttura e da altre questioni generali che oggi andiamo ad affrontare. Poi per il gradiente del carico idraulico, dove carico idraulico c'è una componente gravitativa che è data da Z e l'altra componente che genericamente definiamo come componente dovuta alle forze capillari, e dipende da questa psi. Normalmente la psi viene interpretata come una pressione, in ogni caso invece è un'energia per unità di volume, e la sua unità è come quella di Z in metri. Sotto vedete l'espressione della conducibilità idraulica nella seconda riga, in cui abbiamo usato, che è stata derivata la volta scorsa in dettaglio, ed è stata usata la formulazione di Moalen per derivare questa conducibilità idraulica, cioè a partire dalla forma delle curve di ritenzione idrica proposte da Wang e Lupten, che sono quelle che poi si trovano nella terza riga della slide, si può ottenere quella espressione. In questa espressione in particolare sono enfatizzati nei cerchietti gialli quelli che sono i parametri che entrano nella conducibilità idraulica. La prima cosa, il primo parametro è K con S, la conducibilità idraulica a saturazione. Abbiamo visto sempre la volta scorsa che la conducibilità idraulica a saturazione dipende in primis, diciamo, dalla tessitura dei suoli. Cioè le sabbie sono più conducibili dei limi e i limi sono più conducibili delle argille, e le ghiaie sono ancora più conducibili, se le vogliamo mettere. Quali sono gli ordini di grandezza della conducibilità idraulica? Beh, io mi aspetto che in una ghiaia K con S sia dell'ordine di 10 alla meno 1, 10 alla meno 2 metri al secondo. In un'argilla, in una sabbia andando in ordine 10 alla meno 2 da 10 alla meno 4. In un limo
10 alla meno 4 fa 10 alla meno 6, cioè da 10 alla meno 6 a 10 alla meno 8, mentre la seconda. Come vi ho enfatizzato la volta scorsa, queste differenze hanno un significato molto grande, perché se poi si va a trasporre questi valori come distanze percorse nel tempo sotto un carico unitario, significa che le argille si muovono migliaia di volte, l'acqua nelle argille si muove migliaia di volte più lentamente che nell'acqua nelle sabbie, di non migliaia, no, di più di migliaia di volte più lentamente. E quindi dal punto di vista di molti fenomeni che andiamo a studiare, le argille sono dei mezzi impermeabili. Quel K con S è la medesima espressione, ovviamente fate i cambiamenti che è necessario fare, vale anche per le rocce. Qui assumiamo che K con S non abbia una direzionalità secondo gli assi, però spesso può accadere che ci siano dei mezzi che non sono isotropi, ma presentino delle anisotropie, per esempio nella direzione orizzontale rispetto alla direzione verticale. Quindi abbiamo un primo parametro che è K con S. Il secondo parametro è la M che entra nella formulazione di Bangen-Hutten. Qui è scomparsa la N perché si è fatta la posizione che M è uguale ad 1 meno 1 su M. N come Napoli, M come Milano. Questo per ottenere appunto una forma chiusa della conducibilità idraulica, altrimenti avremmo ottenuto una forma non chiusa ma dipendente da un integrale. La terza linea, la terza contiene l'espressione di Bangen-Hutten. E apparentemente c'è un solo parametro N, che qui però è correlato ad M. E però non ne ho sottolineato un altro che è l'alfa, quindi qui c'è evidentemente un ulteriore parametro, l'alfa, che è questo, quindi un parametro, due parametri, tre parametri, se vogliamo quattro parametri, ma questo quattro lo abbiamo eliminato a priori. Nascosto nella saturazione relativa abbiamo altri due parametri, il contenuto d'acqua residuo e la porosità. È ovvio che se noi non sostituiamo dei numeri a questi valori non riusciamo a risolvere l'equazione, per quanto noi abbiamo a disposizione un metodo di soluzione buonissimo, andiamo al miglior supermercato dei modelli, abbiamo un risolutore buonissimo, ma dobbiamo trovare anche questi parametri. Come si determinano questi parametri? Se voi leggete un libro di testo, diciamo di una ventina di anni fa, che poi tutto sommato raccoglie cose che la scienza consolidata di una quarantina di anni fa. Su questo libro potete trovare scritto che, quindi vi può capitare di trovare scritto che non c'è una relazione precisa tra la natura dei suoli e la conducibilità idraulica. Questa informazione però non è così corretta, perché anche allora si conoscevano quegli ordini di grandezza che io vi ho assegnato. Da allora i ricercatori si sono rimboccati le maniche e hanno cercato di trovare delle correlazioni almeno di natura statistica tra i parametri che entrano nella formulazione parametrica che vi ho mostrato prima e la natura dei suoli. In particolare, uno dei primi esempi che compare è questo di Coelho del 1974, quindi si parla di 45 anni fa. E come vedete c'è la bulk density, che è quella che in italiano si chiama densità apparente,
conducibilità idraulica a saturazione e la percentuale di argilla. Quindi cosa fa questa tabella? Misura, si va a prendere un campione di suolo, usa un crivello per separare la parte di argilla e dice: ah, qui la percentuale di argilla è il 39,9%. Beh, allora posso pensare che la densità complessiva del mio suolo sia 1,23 per esempio, e la conducibilità idraulica a saturazione sia, qui è data in centimetri per ora alla meno 1, per esempio 4,43 centimetri all'ora. Ovviamente questa tabella dà delle indicazioni non esatte, ma che hanno un certo margine di variabilità, comunque un certo margine di variabilità. Con questo tipo di tabelle nascono appunto quelle che si chiamano pedotransfer function, che sono funzioni dati nei modi più disparati, spesso nella forma di tabelle, che correlano la tessitura dei suoli più eventualmente la sostanza organica e in qualche caso la struttura dei suoli alle proprietà idrauliche. Questi, per esempio, è già una rappresentazione più matura, che è del 1989, di queste cose, e per cui voi vedete che ci sono le classi, quello che si fa, si cerca di correlare le classi di tessitura esattamente come vengono riportate nel diagramma della tessitura, cioè con sandy loam è un limo sabbioso, e loam silite che cos'è? Ci devo pensare. Questo è poi heavy loam sand, una sabbia fortemente limosa, e poi un limo argilloso e cose di questo tipo. Qui in realtà dà un'informazione anche in più, che è legata al tipo di orizzonte nel quale l'elemento è, questo dato è rilevato. Noi possiamo anche in questo momento scordarcene, ma quello che vedete importante è che qui sono dati due coefficienti, zeta con R, l'A, che altro non è che l'alfa nella mia formulazione, e N, il valore di N nella curva di Van Genutte. Questa è la porosità. Di nuovo altre tabelle, direi che di nuovo altre tabelle. Qui vedete c'è di nuovo la porosità totale, total porosity, qui riporta la classe di tessitura sulla sinistra, nella seconda colonna ci sono, c'è la dimensione del campione sui quali queste proprietà sono state misurate. Sì, ho dimenticato una cosa fondamentale: come vengono poi misurate queste proprietà. Chi ha fatto queste cose ha preso un campione dell'ordine di un decimetro cubo e ha portato il campione, dopo prima magari lo ha conservato in modo tale che non si dislegasse, lo ha portato in laboratorio e sono state fatte delle misure in laboratorio di conducibilità idraulica, per esempio a diverse pressioni, e anche della curva di ritenzione idrica, imponendo su questo campione vari carichi. Naturalmente, per fare le prove, che spesso risultano anche in situazioni relativamente distruttive, vengono presi più campioni.
il residual water content è il theta con R, bubbling pressure è sostanzialmente, potrebbe essere considerato l'inverso dell'alfa di Mangelhutte, cioè il punto di entrata dell'aria, quello in cui la curva di Mangelhutte tende a un flesso. E poi ci sono altri parametri che voi vedete, e in particolare l'ultimo è la conducibilità idraulica a saturazione che ne risulta. Quindi voi come potete usare questa tabella? Intanto avremmo mostrato alcune che hanno comunque dei valori differenti. Voi non userete, cioè io vi do anche alcune di queste tabelle per andare a calcolare poi l'infiltrazione. Però dite, il mio suolo, per esempio, è un limo sabbioso. Allora lì guardo nella tabella, vado a vedere dove c'è limo sabbioso, sandy loam, e vado a vedere i dati relativi. E poi uso questi parametri, per esempio, per condurre le mie simulazioni. Di nuovo, la stessa cosa qui, è la tabella, diciamo, più semplice. Ho teta con S, porosità. Qui verificate, tra l'altro, la porosità, che la porosità è pressoché una cosa costante anche al variare delle classi di tessitura. Teta con R, il contenuto d'acqua residuo, alfa N K con S, in questo caso dato in centimetri al giorno. Diciamo che questa tabella, che pure ha 30 anni, è già più ordinata secondo i modi in cui noi ce la vogliamo vedere. Quindi usate tabelle di questo tipo. Se il vostro esperimento è molto importante, però la cosa migliore sarebbe andare in campo, magari con un agronomo o con un geologo che sa fare queste cose, prelevare dei campioni e fare delle prove, o con un geotecnico anche, fare delle prove su questi campioni, e da questi campioni dedurre i parametri che entrano nella curva di ritenzione idrica. Per esempio, mi pare che a geotecnica vi venga spiegato proprio in laboratorio come alcune di queste misure si fanno. Quindi, da un punto di vista complessivo, attraverso le misure che vi vengono insegnate a geotecnica, voi sarete in grado di determinare quali sono i parametri che vi servono poi nella curva di ritenzione idrica. Poi a geotecnica questo viene, non credo nel vostro corso, ma in generale viene usato per determinare la stabilità dei suoli. A noi serve per sapere quanta acqua c'è dentro. E le due cose ovviamente sono collegate. Quello che ha coniato il nome di Pedro Transfer Functions è Bouma nel 1989, quindi una trentina d'anni che questi concetti rimangono sono in giro. E certamente adesso noi possiamo dire danno una risposta più rapida rispetto alle analisi di laboratorio che altrimenti dovreste fare caso per caso. Una volta che voi sapete la sola tessitura, perché sapere la sola tessitura è una cosa, un'analisi che voi potete fare in modo più semplice che fare tutte le altre prove di laboratorio. Nel corso del tempo si sono stratificate varie
varie classi di pedo transfer function. In prima, in una, se vogliamo, in un impeto anche, dirà finalmente abbiamo trovato la chiave per determinare queste cose. Poi, con minimo di disillusione, osservando che comunque rimane una grande variabilità di comportamenti e che queste classi comunque danno sì degli ordini di grandezza di quello che succede, ma spesso non riproducono esattamente la realtà che noi vogliamo riprodurre. Calzolari qui ha classificato le pedo transfer function in una serie di categorie man mano più complesse. La più semplice è quella dove noi abbiamo le classi tessiturali, la tessitura del... Il secondo caso è quello in cui andiamo a misurare anche la densità apparente, ovvero la bulk density, oppure il contenuto di sostanza organica, per esempio nel suolo. Il contenuto di sostanza organica ha un effetto molto rilevante, questo andrebbe anche categorizzato meglio, caratterizzato meglio di quanto si sta facendo, e questo costituisce i livelli 2 o 3, a seconda che una, che la densità apparente e parte di contenuto unico del suolo siano presenti in contemporanea oppure uno solo. Poi ci sono le altre classi di pedo transfer function, hanno a che fare con precise misure fatte